Stiamo eseguendo dei sopralluoghi nella zona della Starza, della zona del Viale San Francesco, nei pressi della caserma di Libroia, dove ha ceduto un ulteriore argine. Stiamo facendo i sopralluoghi come protezione civile e lavori pubblici proprio per cercare un intervento immediato. Abbiamo evacuato delle famiglie e stiamo per stilare una nuova ordinanza con il divieto delle persone di sostare negli scantinati e nelle cantine. La situazione è in continuo sviluppo, quindi speriamo che la problematica si limiti a questo. Abbiamo iniziato un'interlocuzione importante col Genio Civile, con il Consorzio di Bonifica. C'eravamo lasciati in coda del 2022 per iniziare delle conferenze di servizi con tutti gli organi proposti, un motivo in più per sollecitarli e programmarli. Abbiamo parlato anche di grande progetto Sarno, però voi sindaci avete parlato di opere che servono adesso, non si può aspettare. Servono opere strutturali negli argini che ormai cedono in continuazione. Nocera è una città invasa dai fiumi, dal pericolo delle zone piedimontane, quindi non possiamo più attendere. Noi cerchiamo di rispondere e tamponare le varie emergenze, ma questo non basta. È vero che ci sono delle zone che cadono sempre sotto questa emergenza. Lei sente di fare un appello al governo centrale anche per fondi? Al momento le messe in sicurezza a cui abbiamo partecipato con la scadenza del 15 settembre ancora non abbiamo avuto i risultati di quell'avviso. C'è bisogno di fare in fretta perché la situazione ormai paghiamo manutenzioni ormai negli ultimi 50 anni non fatte e un rimpallo di competenza tra Genio Civile e Consorzio di Bonifica. Noi siamo continuamente a vivere queste emergenze, a tamponare, speriamo che si cambi marcia. Ultima cosa, arrivano le allerte meteo, siete messi davanti ad una responsabilità, a prendere decisioni, insomma la più banale, scuole chiuse, scuole aperte, ma c'è una responsabilità enorme che cade sui sindaci. Devo dire la verità, con i sindaci dell'Agro è nata una bella interlocuzione e stiamo predisponendo dei provvedimenti un po' comuni per tutti i comuni dell'Agro. Spero che a breve avremo delle novità.